Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Feryl, o se preferite Meloki, e in questo video della serie Prims vorrei discutere con voi del videogioco Mount & Blade Warband, nello specifico della sua edizione PlayStation 4. Come sempre ci tengo a precisare che questo video non è una recensione, trovate infatti la mia recensione linkata nella descrizione del video e neppure conterrà spoiler. Il motivo è semplice, questo gioco non ha una trama. A parte le origini del protagonista, il suo sesso e una basilare personalizzazione estetica, il gioco lascia completa libertà di azione, senza quindi uno scopo finale. Si può andare di castello in castello, di villaggio in villaggio, reclutando volontari, pestando banditi, salvando persone rapite o aiutando un regno come mercenari, per quanto schierarsi politicamente porterà gli avversari di quel regno a diventare automaticamente ostili nei nostri confronti. Poi ci sono anche delle meccaniche abbastanza avanzate che non sono arrivate a esplorare, ma che vi faccio noti, ovvero che volendo, con la giusta pazienza, è possibile ingraziarsi nobili sino a contrarre matrimoni, o è anche possibile acquistare delle terre fino a poter potenzialmente conquistare l'intero continente a suon di forza bruta, diplomazia e denaro. Sono presenti tantissime armi e equipaggiamenti, così come molte ramificazioni di classe per gli uomini che assolderemo e che faremo specializzare man mano che diventeranno più potenti. Ci sono tante quest e molto spesso è possibile scegliere come e se portarle a termine. Inoltre, i combattimenti possono svolgersi sia a piedi che a cavallo, con tanti tipi di armi diverse e di conseguenza approcci diversi, per non parlare delle decine e decine di punti abilità, di statistiche. Insomma, sulla carta questo gioco sembra la realizzazione del sogno di ogni amante di giochi di ruolo, con quel pizzico di gestionale che non guasta mai. Prima di proseguire, ci tengo a precisare ancora una volta che questo video riguarda le mie opinioni personali nei riguardi della versione console di Mount & Blade Warband. Fatto quindi questo excursus, ricominciare da capo con un bel perché. Ok, il gioco su PC ha avuto successo, ma perché? Perché? Perché portare su console un gioco vecchio di 6 anni, a un prezzo persino alto, visto che parliamo di 20 euro, ma soprattutto togliendo al titolo quello che è il nucleo centrale del suo successo? Mount & Blade, infatti, tanto quanto, se non persino più, di The Elder Scrolls, deve i buoni risultati di vendite e apprezzamento al modding degli appassionati. Questo perché i The Elder Scrolls hanno comunque una base solida di ambientazione, narrativa, lore, insomma una loro identità, a prescindere dalle modifiche che poi possono essere apportate dai fan. Mentre Mount & Blade è praticamente stato basato, pensato per essere moddato, e le sue espansioni di fatto altro non sono che mod che hanno avuto un particolare successo. Ora, non ho dubbi che decine e decine, centinaia, forse migliaia di persone hanno trovato divertente il gioco anche nella sua versione vanilla, e per carità, chi sono io per giudicarle? Ma il mercato non si fonda sulle nicchie e nemmeno sulle eccezioni, soprattutto il mercato moderno dei videogiochi, quindi mi domando perché? Senza modo, infatti, ci troviamo davanti a un gioco vecchio, molto grezzo, molto poco bello da vedere già su PC, e che risulta osceno inserito in un panorama di titoli console dove ancora gli indie sono una mosca bianca. E il fatto che sia indie non toglie il fatto che costi 20 euro e che con quella stessa cifra oggi posso comprarmi un Dark Chronicle o un Rogue Galaxy, che hanno una trama, una longevità, animazioni, una grafica superiori e un gameplay molto più complesso. E mi avanzerebbero anche dei soldi, e parliamo di giochi di una generazione prima. Va bene, sono generi diversi, va bene, il budget di sviluppo è diverso, ma al giocatore medio non frega nulla se il titolo è stato fatto da 100 giapponesi o da 2 turchi, se il risultato finale è sufficiente, insufficiente rimane. Ad esempio, le quest sono tantissime, ma si ripetono ciclicamente, si somigliano un po' tutte e fanno parte di una routine costante e inevitabile di mantenimento e miglioramento delle truppe. A prescindere da ciò che si desidera fare della propria vita virtuale, ogni azione sarà incredibilmente brutta da vedere. La grafica è atroce, le animazioni sono comiche, e in un gioco che praticamente si basa sugli scontri, quando gli scontri fanno cagare, qualcosa non va. Poi ovviamente la fantasia e la voglia di medesimarsi potranno superare qualsiasi ostacolo estetico e tecnico, ma di certo Mount & Blade non fa nulla per aiutare nell'intento.
Vanno anche tenuti in considerazione l'assenza di localizzazione italiana e di doppiaggio, che obbligano quindi il giocatore a leggere veri e propri muri di testo nel caso voglia seguire con attenzione le vicende. E va detto onestamente che è comunque presente un notevole background dei vari regni e dei rapporti politici e personali tra i personaggi, i quali hanno delle storie molto articolate, con delle alleanze, delle parentele, ma la domanda rimane: perché? Io credo che un gioco simile su console sia destinato a non essere capito, proprio perché nasce da una mentalità, da dei presupposti che fanno parte del gaming PC. E il costo di 20 euro è un ulteriore aggravante e potenziale motivo di scazzo da parte di un acquirente poco informato. Non dico che Mount & Blade sia un brutto gioco, dico che Mount & Blade Warband è un gioco che non ha senso di esistere su console. Poi sono la prima a sperare di aver torto, la prima a sperare che abbia successo, perché il seguito, Mount & Blade 2 Bannerlord, sembra molto più interessante, molto più articolato e quello sì che potrebbe funzionare su console con o senza mod. Ma comunque, se il gioco vi interessa e non lo conoscevate ancora, vi consiglio caldamente l'acquisto su PC, dato che la versione console è semplicemente uguale, ma solo peggio. Queste estremamente in breve sono le mie opinioni sul videogioco Mount & Blade Warband nella sua versione console, nello specifico PlayStation 4. Vi ricordo che qualora foste interessati a un discorso meno incazzato e magari un po' più organico, trovate in descrizione a questo video un link per i miei articoli in cui troverete anche la recensione di questo titolo. Come sempre sentitevi liberissimi di commentare e di dire la vostra, se avete provato il titolo, se non lo avete provato cosa ne pensate, che impressioni vi dà, ma soprattutto io vorrei sapere se qualcuno ha giocato il gioco su PC e provandolo su console, pazzi voi che lo avete comprato due volte, sapete dirmi se effettivamente c'è qualcosa di grosso che non va, visto che io comunque non ho avuto possibilità di provare con mano la versione PC. E ciò detto, io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo o ci vediamo in un prossimo video. Ciao!